Nella suggestiva cornice della Concattedrale Gran Madre di Dio è stata inaugurata ieri sera la quarta edizione della rassegna MAP Festival, musica, architettura e parallelismi, con il concerto tra finzione e realtà, eseguito dall'Orchestra della Magna Grecia, diretta dal maestro Paolo Vivaldi. Sì, siamo giunti alla quarta edizione del MAP. Oggi c'è la serata inaugurale con l'Orchestra della Magna Grecia diretta dal maestro Vivaldi. Il MAP è un evento molto sentito nella nostra città, un evento che riesce a raggruppare tutto, dalla musica all'architettura, diciamo tutto quello che può essere inclusivo in una città che sta cambiando, che ha molto più di culturale da poter offrire e che è legato anche a un'attività turistica che sta crescendo. Quindi vorrei ringraziare il maestro Piero Romano per tutto quello che fa alla comunità di Taranto e non solo. E il MAP è solo, diciamo, un tassello di tutte le iniziative che l'Orchestra Magna Grecia realizza nella nostra città di Taranto, per i tarantini e per tutta la regione. È un progetto che esplora le colonne sonore delle fiction, delle lunghe serialità, sia internazionali che italiane. Quindi eseguiremo dei brani di fiction di lunga serialità e anche di media serialità. L'importante è che questa musica racconti storie televisive, insomma, e anche non solo, però è un utilizzo diverso del tipo di musica rispetto a quello che si usa per un film cinema. La prima sera apre un percorso, apre un itinerario di sperimentazione con il MAP Festival. Potrete scoprire ogni sera qualcosa, ogni pomeriggio quando ci sono delle iniziative, ma sicuramente novità, novità, novità. Intanto cominciamo col metaverso, vi farà vivere in un mondo virtuale ma che è ispirato alla realtà, tra l'altro un metaverso che ha anche la possibilità di far fruire, insomma, i nostri concerti, i nostri spettacoli da lontano, da lontanissimo, dall'altra parte del mondo, volendo. Oppure il fatto di invitare i campioni mondiali di rollerblades che domani pomeriggio si esibiranno al Parco della Musica a Taranto in un freestyle battle. Insomma, i fratelli Guslandi ce ne faranno vedere di belle. O ospitare Paolo Fresu con questo progetto food. Pensate che il suo progetto nasce dai rumori di una cucina o di un vino versato in un bicchiere. Ovviamente non può mancare dopo la suggestione alimentare concreta, ma in una villa fantastica, la Villa Pantaleo. O Baricco, che noi scopriremo, sempre particolarmente emozionante con la sua scrittura, lui si racconterà i suoi libri, ma soprattutto interagirà con il pubblico nella Pineta Cimino. E così continuiamo a frequentare sempre più i luoghi meravigliosi della città di Taranto, ma soprattutto a frequentarli con questi grandi nomi, sino al 14 di giugno, dove finiremo col grande concerto dedicato a Bernstein sulla terrazza meravigliosa al tramonto della Camera di Commercio. Quindi venite a Taranto, o se siete di Taranto, buon MAP Festival! Quest'anno abbiamo questo bellissimo meteo e quindi possiamo fare il concerto inaugurale nel sagrato della Concattedrale di Gio Ponti, proprio dove è nato il MAP Festival, perché ricordiamo è nato per festeggiare i 50 anni della Concattedrale. E quindi questa sera avremo spettacoli di luce, avremo una serata orchestrale con tutte le musiche, le più importanti musiche delle serie TV, ma soprattutto questa sera lanciamo il MAP MetaMAP, quindi il MAP nel metaverso, che è molto più che una realtà semplicemente di online, di streaming, è proprio una realtà aumentata e immersiva, a tutt'uno con l'esperienza artistica e performativa.